te, la cosa che mi chiedo, che ti chiedo, ma come si fa a raccontare questo posto così ricco, così pieno di storie, di fatti, senza essere qui? Questa è una domanda molto difficile. Prima di tutto partirei da qua. Questo qui è il Viale delle Giuste ed è nato da un progetto che abbiamo fatto con l'Associazione Toponomastica Femminile, che è dedicato a Franca, giusta tra le giuste, dove le scuole hanno individuato 40 nomi di donne, cioè dal medico che ha scoperto come fare le radiografie, all'intellettuale, alla storica, all'attivista politica. Sono donne reputate giuste perché hanno fatto qualcosa di etico, di giusto. E questo è nato proprio pensando a Franca e pensando al fatto che non ci fosse ancora in Italia una via, una piazza dedicata a Franca Rame. I baci, le carezze. Quindi esatto. Bisogna venire qua. Bisogna venire qua per conoscere Alcatraz dall'interno e capire veramente com'è. Però insomma ne possiamo raccontare qualche cosa. Cosa che mi affascina è che tu cammini in questo spazio e sbatti in continuazione con delle cose che sembrano cadute dal cielo. Raccontaci un po' come vengono fuori queste sculture. Queste sculture vengono fuori da una follia di Jacopo, che a un certo punto ha deciso di cospargere il territorio di Alcatraz, almeno questo vicino alla struttura centrale, di opere d'arte fatte con gli ospiti che venivano qui in visita. Quindi ha iniziato a istituire dei fine settimana in cui c'era una chiamata artistica, cioè venite a fare un laboratorio d'arte. E a quel punto, in base poi alle voglie degli ospiti stessi, si costruivano questi piccoli mammuzzoni che sono fatti poi di cemento armato, armati con della rete e poi ricoperti a mosaico. E di queste opere qui è sparso tutto il territorio, ci sono le sculture, là come dicevi c'è l'ippopotamo e poi ci sono altre cose che gli ospiti si sono assolutamente inventati. La prima installazione non è una scultura ma è il dipinto di Dario Fo che racconta la storia di San Francesco, che ti dà il benvenuto. Ma quando è stato fatto? È stato fatto all'inizio degli anni Ottanta, proprio mentre nasceva Alcatraz. E tu eri nata? No, io sono nata nell'88. E quando tu eri piccolina, hai messo la mano in una di queste sculture? Quando ero piccola no, ma nel corso dell'adolescenza io le ho dipinte. E tu che memoria hai di questo luogo di quando eri piccolina? Che cos'era per te? Per me era casa, per me Alcatraz è casa, quindi io qui ci passavo le giornate con i miei amici, mi ricordo il drago che dopo vedrete quando non era un drago ma era ancora un tubo di cemento dove noi ci appollavamo per vedere il tramonto. Ci passavamo le giornate, quindi era un luogo ricreativo, un luogo dove ci si incontrava ed era anche casa. Poi c'è la definizione libera Università di Alcatraz, l'unica prigione dalla quale non vorresti mai evadere, sì. Che è il motto su come è nata poi Alcatraz, il nome Alcatraz. Non esiste una definizione unica. Perché hai ragione, centro culturale non è corretto, perché non... comunità Alcatraz. Ancora una volta un altro motivo per venire qua. Per venire qua. Dipinto di San Francesco, è fatto da Dario Fo all'inizio degli anni Ottanta, proprio mentre Alcatraz stava aprendo, ed è da vedere come una tela parlante. Lui ha dipinto qui su questo muro tutte le fasi di quello che poi è diventato lo spettacolo teatrale di Lo Santo Iullare Francesco.
Ed è stata la base da cui Dario è partito per creare il telone della scenografia dello spettacolo. Cioè, se tu guardi le riprese o le foto dello spettacolo, Dario alle sue spalle ha questo. E questo è come se fosse un canovaccio, ci sono proprio tutte le scene dello spettacolo, tutti i pezzettini che lui poi va a raccontare. Ci sono delle persone che si, diciamo, si sono trasferite qui o comunque hanno trasformato, cambiato completamente la loro vita a partire da Jacopo, proprio perché si sono trasferite qui, no? Assolutamente sì, noi siamo, Santa Cristina si è ripopolata intorno ad Alcatraz perché Alcatraz era un'attrattiva, no? Vado lì perché devo conoscere Alcatraz, ma in realtà tramite Alcatraz conoscevano questa valle, conoscevano questo posto e la comunità che gira intorno ad Alcatraz e dicevano no, fermi tutti, io mi voglio trasferire qui, voglio investire la mia vita qui. Badate bene, non dentro Alcatraz, proprio in questo territorio. Alcatraz ha conservato qui un patrimonio, un tesoro, lo ha Certo, ha preservato. preservato, è come il bosco che abbiamo intorno, cioè Alcatraz, il territorio di Alcatraz sono 450 ettari di bosco, prevalentemente bosco. Questo bosco è stato salvato da Jacopo che l'ha acquistato perché era un bosco nato per essere bosco da taglio. C'è stato il Covid e il mondo si è fermato. Noi spesso abbiamo parlato di questa chiusura, riapertura di Alcatraz, ma io riflettevo sul fatto che Alcatraz non ha mai chiuso in realtà perché c'è stato il progetto di sostegno con l'Ucraina. Quando abbiamo riaperto l'anno scorso per accogliere i profughi ucraini, che è stata un'esperienza di accoglienza che abbiamo fatto, tutta la valle si è mobilitata, tutti sono arrivati con le proprie risorse, chi solo cioè chi per dipingere e rimettere a posto una camera e chi invece per pulire, chi per andare a fare la spesa. Perché il fatto che Alcatraz fosse chiusa da 2 anni, 3 anni per il Covid, era stato un trauma per la valle, anche se magari gente non ci veniva. Questo progetto ci ha dato poi il lancio per riunire la comunità intorno ad Alcatraz, perché noi la domenica abbiamo fatto il giro qui intorno delle case dicendo ragazzi ci state, venite domani a pulire ad Alcatraz perché arrivano probabilmente fra 4 giorni. In 4 giorni è stata rimessa in piedi una struttura che era chiusa da 3 anni, chiusa come luogo proprio, no? Come luoghi. Certo che tu hai preso una eredità abbastanza gravosa, Uno zainetto. un piccolo zaino. Mi fa piacere che la pensi così. Ma tu ci pensi ogni tanto che fardello che hai e come la vivi, come ti Io stai non lo proiettando? vivo come un fardello, cioè noi siamo nate, dico noi perché c'è anche mia sorella, siamo nate in questa famiglia e siamo state in qualche modo educate. Io sono stata educata per proseguire questa attività, cioè mia nonna diceva no, perché io quando morirò qualcuno dovrà fare questo lavoro, qualcuno dovrà aiutare tuo papà a proseguire questa Quindi tu strada. stai educando i tuoi figli verso questa strada. Assolutamente sì, Questo volevo in automatico, è una sapere. cosa che facciamo senza neanche renderci Pensarci, conto. certo. Gli incontri con Dario e Franca sono avvenuti sempre di persona. Andavo a vedere i loro spettacoli quando venivano in Italia, devo dire che Dario e Franca avevano costruito tutto un loro universo sociale, di persone. Io conoscevo questo posto sin da quando è nato, nel nome di Fo e Rame, quando Jacopo si è trasferito qui, ma non avevo mai avuto l'occasione di visitarlo. Quindi venire qui è stato veramente un piacere, per molti, molti motivi. Prima di tutto mi ha profondamente toccato incontrare Mattea, la nipotina di Dario e Franca, insieme a suo marito Stefano, che hanno
ripreso contatto con me e quindi con un frammento della storia dei loro nonni. È bello vedere come si creano situazioni di incontro tra persone che hanno cammini diversi ma che hanno una passione comune, oppure un desiderio comune, quello di non cedere alle circostanze, alle difficoltà, di voler continuare attraverso il mestiere del teatro a proteggere qualcosa che è sacro o è importante o è giusto. Per me è una grande soddisfazione, è proprio piacere essere qui e sentire che vive ancora in una generazione che continuerà sulla stessa strada questo desiderio che era quello anche che illuminava la strada di Franca, di Dario e anche la mia, in fondo, e quella dei miei compagni dell'Odio in Teatro. Questo è il capannone dove fino al 2016 era gran parte dell'archivio anche cartaceo. Poi una parte era depositata a Milano, una parte a Cesenatico, ma il grosso era qua, nel capannone. Sono 1150 quadri circa. Che qua appunto vedi in rastrelliera. Tutti di Dario? Questi sono tutti di Dario e sono solo gli ultimi 16 anni. Considera che complessivamente il patrimonio pittorico è stimato, perché il censimento non è finito, intorno ai 12.000 pezzi. Ci stanno i volantini piuttosto che i libri con le sue citazioni o lui dentro in qualche modo, perché noi archiviamo anche tutto questo. Aprile 2073. Jacopo, io sono morto da tempo, però dalla Luna mi hanno dato la possibilità di tornare sulla Terra. Mi hanno detto: dove vorresti andare? Boh, io ho detto: vorrei andare ad Alcatraz. Vediamo che è successo, che è passato un secolo quasi da quando ho iniziato a mettere su quella realtà così bella. Io pensavo di trovare tutto dimenticato, abbandonato o distrutto da qualche cattiva energia di essere umano. Invece ho visto tutto come prima. Ma è vero? Io sono un fantasma, potreste che mi sbaglio. Penso di sì. Penso che... Vabbè, la storia di questo modo di pensare che noi abbiamo cercato di vivere, abbiamo creato una specie di spettacolo che attualmente va avanti da 41 anni. Io sono veramente molto contento, perché potete immaginare dopo decenni che cosa ha voluto dire per me, tra Covid e altri incidenti, trovarsi a non fare più eventi, perché poi Alcatraz in realtà non ha mai chiuso, abbiamo continuato a ospitare persone ucraine, figli, cose meravigliose, eccetera. Però diciamo, questo è il primo corso della seconda fase della nostra esistenza. Secondo me è un luogo strano, sui monti, in mezzo ai boschi. Nel 2073 ci saranno alberi enormi, perché io spero che le mie figlie e i figli delle mie figlie continueranno a conservare questo patrimonio di bellezza, ma anche
è qualcosa di scaramantico. Non tagliare gli alberi porta fortuna. Noi siamo portatrici sani di un'altra cultura. E io credo che questo sia il momento della realizzazione. Oggi si può. Quando io sono arrivato sulla Luna, ho trovato subito qualcuno che conosceva Alcatraz e mi ha fatto molto piacere. Però mi ha parlato malissimo di questo pazzo, questo Jacopo. Mi ha detto, no, quello è un contadino matto, perché i contadini seminano con un ordine e lui invece semina con disordine. Il che invece ha confermato la mia idea e il mio amore per questo luogo, perché io ho conosciuto tanti contadini che in vecchiaia apparentemente erano ammattiti, incominciavano a seminare a cavolo, e invece ho sempre pensato fosse una grande saggezza seminare con disordine quando arriva il momento. Tu come hai fatto a combinare queste due cose, perché ordine e disordine convivono qui? Ma vedi, io sono qui dal 1979, continuo a spostare cose, fare i pezzi di muro, demolire, far venire i muratori, cambiare. Cioè, io credo di aver dato una forma a questo posto, e le persone a un certo punto abbiamo fatto una cosa che veniva a mangiare gratis e portavi due sedie. E per cui abbiamo gente che ci ha portato mobili assurdi, cose, provenienza da mezzo mondo. Io credo che porti sfiga. Non, se hai soldi, non può sedere degli alberi. Io credo che una persona che ha una piscina, una casa, una macchina, un aereo, un elicottero e non ha salvato un chilometro quadrato di boschi sia un poveraccio, pagherà col sangue perché ha deviato delle energie che devono andare verso la natura. Io sono felice di aver comprato 4 milioni e 500 mila metri quadrati di terra, di boschi, con i soldi della mia famiglia, e averli protetti da 40 anni e più. Noi siamo portatori sani di un altro modo di intendere la vita ed è antagonista completamente a quello che viviamo. Alcatraz è una macchina che costa. Solo uno sciocco può pensare che ci abbiamo guadagnato, ci abbiamo rimesso delle cifre di denaro mostruose, ma è il lusso è quello lì. Cioè, ho delle camicie che le porto da 20 anni, tanto camicie comprate da mia madre, indistruttibili. No? No, quando proprio sono a pezzi giro il colletto, ma perché il mio lusso è qua, dove? Cazzo, pieno di sassi, di piante, di fili d'erba, di grilli, di cose. Questo è il lusso. E il fatto che 50.000 persone, forse 60.000, sono venute qui a Alcatraz e hanno mangiato con me. Cosa c'è di più lussuoso? Io ho parlato, ho incontrato persone. La ricchezza della vita cos'è? La vita cos'è? L'arte dell'incontro. Ma è religione questo? Secondo me sì. Bene. Posso tornare sulla Luna? Sì. Ciao.